Buona Pasqua a tutti, la buona novella, un abbraccio oggi centuplicato, perché se noi sapessimo l'amore che il Signore ci dona, resteremmo a bocca aperta. Il nostro modo di amare, per quanto alto esso sia, è sempre molto ma molto relativo a quanto il Signore ci ama. È morto ed è risorto, risorto per farci risorgere. E fa risorgere che cosa? Tutto ciò che nella nostra vita non va. Quanti monologhi, quante solitudini. Ebbene, il Signore fa rivivere ogni cosa. L'apice del cristianesimo è la risurrezione. Se Cristo non fosse risorto, dice San Paolo, vana sarebbe la nostra fede. Sarebbe restato nella storia come uno dei tanti maestri di vita. Ma ciò che distingue il cristianesimo da tutte le altre religioni è proprio la risurrezione, un fatto mai accaduto prima. Mai accaduto prima che un Dio scendesse sulla terra, vivesse con noi per tanti anni, morisse per amore e risorgesse per amore. Il Signore, nonostante lo strazio della morte, dice San Giovanni, non vedeva l'ora di affrontare questo passo così duro, perché consapevole che la storia dell'umanità sarebbe mutata, sarebbe cambiata. La più grande rivoluzione della storia è stato il fatto che Cristo, seconda persona della Trinità, quindi Dio stesso, è disceso sulla terra per salvarci. E che cosa ci salva? Così facciamo un discorso leggero. Ci salva chi ci vuol bene. Quando noi siamo ben voluti, ma il bene vero è quello che ci fa crescere. Ridonate la speranza alla gente. Guardatela con gli occhi della misericordia, con un sorriso ospitante, e la gente veramente si trasforma. Ebbene, la risurrezione, che cos'è? È questo risorgere dalla tristezza, dall'angoscia, alla speranza, alla gioia, ai mutismi, alla loquacità, dalle tenebre del peccato, alla gioia della comunicazione, alla gioia della relazione. Cambia la vita. E poi, le rivoluzioni. Si ha un beneficio dalle varie rivoluzioni se sono rivoluzioni veramente ben solide. La rivoluzione del marxismo, la rivoluzione del fascismo, del nazismo, non sono state rivoluzioni, perché hanno portato con sé morti su morti. Invece a ciascuno di noi singolarmente è dato di fare questa rivoluzione, cioè la rivoluzione che cambia la vita. Spetta solo a noi. Non possiamo dire: ma quel politico non ci ha amministrato bene, ma le tasse dobbiamo pagarle noi e i ricchi non le pagano, e via discorrendo. Noi possiamo attuare una grande rivoluzione. In che modo? Signore, io mi fido di te, opera in me. E allora il Signore trasforma la nostra vita, la rivaluta, la ribalta. Siamo anche noi dei risorti. Ebbene, dicevo della risurrezione, che è il fatto centrale del nostro cristianesimo. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe stata la nostra fede. Dicevo che crocifissione e risurrezione, quindi morte e risurrezione, sono strettamente connessi. Non ci sarebbe risurrezione senza la croce, e viceversa, non ci sarebbe la croce senza la risurrezione.
la risurrezione. Noi ogni giorno, fratelli, moriamo e ogni giorno, se vogliamo, possiamo risorgere. Ma noi andiamo a ricercare altre risurrezioni. Ci inebriamo nei piaceri, nelle cose del mondo che poi non pagano. Diceva Teresa di Calcutta, poveretto quella persona, non ha nulla. Che cosa è rimasto a quella persona? Solo i soldi, per dire che i soldi sono sì importanti, ma che non tessono la nostra felicità. E così pure tutti i piaceri della carne, tutte le prime pagine dei giornali, essere nella visibilità, sono espedienti che possono aiutarci se abbiamo il dono del discernimento. Ma la vera pace, la vera rivoluzione viene dall'alto, dalla relazione profonda con il risorto. Quando a Pasqua Gesù appare nel cenacolo, non rimprovera gli apostoli. Lui sa che siamo fragili e dà loro la pace e poi conferisce lo Spirito Santo. Ecco, ciò che è difficilissimo capire della risurrezione è l'abbondanza d'amore che proviene da Dio, lo sconfinato amore. E noi spesso che cosa diciamo? Ma Dio te la farà pagare. Ancora abbiamo un'idea, dati certi slogan, un'idea distorta, come se fosse un Dio capriccioso, un Dio che si diverte a farci star male. Ma perché? Io ricordo quando insegnavo alcuni alunni, io non vado più in chiesa perché il mio amico non doveva morire, come se Dio si divertisse a farci star male. Allora crediamolo, crediamo nella risurrezione. Io ora non voglio ripetere tutti i fatti tecnici, teologici, eccetera, che possono servire, servono a molto, ma abbandoniamoci un pochino, ci abbandoniamo a tutto. Stranamente non ci fidiamo di Cristo. Da più di 2000 anni abbiamo una tradizione alle spalle di santi, di miracoli, di segni che accadono nella nostra vita quotidiana. Fidiamoci. Quando siamo tristi, subito, come Nicodemo, corriamo dal Signore. Signore, sono triste, donami la tua allegria. Quanti dubbi, non so che cosa fare. Ebbene, non prendiamo le decisioni. Attendiamo, preghiamo, invochiamo il Signore e il Signore ci chiarirà i dubbi. C'è una disgrazia? Il cuore sanguina? Non dobbiamo pensare che per tutta la vita questo stato emotivo così drammatico possa persistere. Ma la fiducia, Signore, donami la consolazione. E il Signore ci consola, cioè tutto quanto noi non possiamo fare, il Signore lo dona. Ebbene, risorto poi, il Cristo appare a moltitudini, appare a chi appare per primo? Alla Maddalena, ad una donna che era stata una prostituta, senza giudizio. Perché? Perché lei lo amava di una forza incredibile, perché era stata liberata da tanti peccati ed era stata trattata con gli occhi minacciosi da chi la attorniava. Il Signore invece la guarda con gli occhi buoni, le ridà speranza, le ridà fiducia, le ridà consolazione. Il Signore trasforma la vita. La vera rivoluzione è avere fiducia in Lui e cambia ogni cosa, cambia tutto. Quando siamo negli ospedali o nella miseria, guardiamo i paesi che sono in via di sviluppo, tutta quella miseria, noi non dobbiamo pensare, poveretti, certo poveretti, ma noi che siamo nell'abbondanza già abbiamo ricevuto tanto. E voi pensate che il Signore lascia per l'eternità queste povere creature così nella povertà, nella miseria? Il Signore ha una sua giustizia e asciuga le lacrime di chi ha pianto, di chi non è stato valorizzato, di chi non è stato seguito, di chi non è stato amato.
E il Signore appare anche a noi nella fede. E ogni giorno noi possiamo incontrarlo nell'Eucarestia e si nasconde in quel pezzo di pane, in quell'ostia, come a dire dell'umiltà. Il corpo e sangue del Signore sono un incontro vero e noi tutti i giorni abbiamo questo privilegio di vivere con il Signore, di stare con Lui, di poter amare. L'uomo, se non ama, resta un po' handicappato. Noi dobbiamo tirar fuori questa enorme carica di amore che c'è dentro di noi. E se amiamo il Cristo, lo amiamo negli altri. Diventiamo uomini, persone che sanno soccorrere gli altri, che sanno dare una buona parola, che sanno veramente essere prossimo. Sappiamo metterci al servizio. La dignità dell'uomo è questa capacità d'amare. E sapete perché noi siamo venuti al mondo? Per imparare la difficile arte di amare. È duro saper amare, ma se noi ci affidiamo al Signore, provvederà Lui ad insegnarci l'arte di amare, attraverso certamente momenti anche duri. Ma cosa c'è di più bello che navigare sulla nave chiamata verità e che porta con sé cittadini immensi, come l'amore, come la libertà, come tutte le virtù, eccetera. Noi non sappiamo cogliere il perché noi siamo su questa terra. E il Signore vuole partecipare la sua vita a noi stessi per godere in eterno, quando andremo di là, di tutti i benefici, di tutte le cose belle. E dico e concludo, e ciò è alla portata di tutti. E allora dobbiamo chiedere, anche se non abbiamo, Signore, donami la fedeltà, donami di aver fiducia in Te, perché io mi metto nelle Tue mani e poi fai Tu. Il mio cuore è aperto, le porte della mia vita sono aperte. Vieni quando vuoi, fai di me ciò che vuoi, mi abbandono a Te. Spero che alcune immagini possano farci capire che cos'è la risurrezione, perché i pittori, i grandi pittori, sono ispirati e ci sono delle risurrezioni bellissime. E così le apparizioni del risorto, i discepoli di Emmaus che non hanno compreso il mistero e sono tristi, ma quando li accompagna il Signore riprendono quota e celermente ritornano a Gerusalemme a dire agli altri apostoli, agli altri discepoli che hanno incontrato il Signore. Buona Pasqua a tutti, un abbraccio forte.